ovviamente. Cioè, questo anno e mezzo di gravissima crisi economica, io l'ho detto anche recentemente in un mio intervento alla Camera sul NADEF, sul documento di economia e finanza, cioè, ha dimostrato la bocciatura integrale delle politiche restrittive europee. E mi pare che di quelli presenti, cioè, probabilmente Zurlo sì, ma gli altri, ma tutti gli altri partiti non la pensavano così. Cioè, il fatto che si è dimostrato che attraverso il PNRR, ma attraverso anche un debito pubblico buono, utilizzato ovviamente non attraverso contributi infruttiferi, però contributi alle imprese in un periodo di grave crisi economica, ha portato a quel rimbalzo e quel rilancio del PIL che arriverà probabilmente al 7% quest'anno. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche in passato la Lega, che era fortemente criticata per quello che diceva non solo sul MES, ma anche sugli altri strumenti che andavano a limitare l'operatività anche delle amministrazioni comunali, pensiamo al patto di stabilità. Io, che ho fatto il sindaco per tanti anni, per quanti anni abbiamo detto che il patto di stabilità, che ovviamente veniva imposto a livello europeo e poi ribaltato ovviamente dal nostro governo nazionale su tutti quanti i comuni, limitava la possibilità per i comuni di fare investimenti, quindi spesa pubblica buona. Questo anno e mezzo, ma non lo dico io, non lo dice Massimo Bitonci, lo dicono tantissimi economisti che prima la pensavano in maniera diversa. E quindi la Lega continua a ripetere queste cose, cioè che non tutto quello che è stato fatto in Europa, che viene fatto in Europa è assolutamente corretto e da prendere come fosse, insomma, le ricette economiche che risolvono i problemi, perché in passato abbiamo visto ci sono stati molti errori che hanno creato fortissime restrizioni nelle economie nazionali e internazionali. Questo è chiaro. Io voglio sentire qualcuno che mi dica che non è così, ma ricordatevi che lo diceva solo la Lega, non è che lo No, no, ma dicevano questo gli non c'è altri. dubbio, Quindi Bitonci, non è questo sì. che io non ho sentito molto in mea culpa da parte della sinistra o da parte di chi appoggiava le politiche europee. Ho sentito molti dire invece che è stato un errore. Lo stesso Draghi, ricordatevi, ha parlato di debito pubblico buono. Continua a ripeterlo, il debito pubblico buono è il debito pubblico che porta a un rilancio dell'economia e un aumento del prodotto interno lordo, perché dalla crisi economica si esce solo con lo sviluppo e con l'aumento del PIL. Questa è la realtà. Sì, però una cosa, no, certo, ma io su questo devo dire, ha ragione lei, forse qualcun altro Però l'avrebbe dovuto adesso nessuno dire. riconosce che avevamo ragione in Però passato. poi c'è Vedremo in futuro. il tema dirimente, cioè o si sta con i sovranisti d'Europa o si sta con l'Europa, diciamo, che decide, che sceglie e che ha mostrato, almeno nella pandemia, poi vedremo nei prossimi mesi, solidarietà. No, vedremo, perché poi, ripeto, cioè queste risorse vanno anche pagate, cioè noi Certo. continuiamo a ripeterlo. Alla fine tutte queste risorse, ricordiamo che la maggior parte delle risorse non sono a fondo perduto, sono debiti che dovranno essere restituiti. Quindi dopo i ragionamenti li faremo probabilmente fra qualche anno. Certo, noi continuiamo a ripetere che in passato sono stati fatti dei gravissimi errori, e se non ci fossero stati movimenti che hanno ripetuto che l'euroburocrazia, insomma, andava limitata e che forse dando spazio alle economie nazionali, a scelte anche nazionali che possono anche essere difformi, perché i paesi ovviamente hanno problematiche da gestire che sono difformi, non si può centralizzare tutto a livello europeo. Noi continuiamo a ripetere questo. Sì. Allora facciamo così, no, è tardissimo, so che tutti volete intervenire, devo peraltro...